È stata presentata oggi a Teramo la monografia Giancarlo Sciannella, scultore di archetipi, che è parte integrante della mostra che è ancora in corso di svolgimento a Roma presso i mercati al Foro di Traiano. Ne parliamo con Giulia Ignazio, che è una teramana, per lei è un ritorno a Teramo, storico dell'arte e critica, e ha indagato il rapporto particolare, credo, tra Sciannella, tra uno scultore, e Romano Rocchi. Sì, Romano Rocchi e Sciannella, che sono due figli di questa terra ancestrale, primordiale come l'Abruzzo, e che hanno studiato entrambi all'Istituto d'Arte della Ceramica di Castelli. Entrambi quindi aperti anche per merito del direttore, che in quegli anni era presente a Castelli, che è Serafino Mettucci, entrambi quindi aperti verso un'arte innovativa di ricerca e di sperimentazione. E questi due figli di una terra primordiale, ancestrale, di antica, di matristica memoria, e che mettono le mani entrambi nell'argilla, che è un materiale peraltro legato anche alla rigenerazione, alla fecondazione, in quanto la terra, comunque la ceramica, è un'arte prevalentemente alchemica, quindi segue un processo di trasformazione attraverso la sublimazione della materia, cioè un oggetto umile, scuro e opaco come l'ombra, come diceva Guido Gambone, un famoso maiolicaro degli anni 50, diventa improvvisamente oggetto artistico. Ringrazio e mi complimento con Teramo Nostra, nella persona del presidente Chiarini, che ha organizzato questo appuntamento per dare, insomma, il giusto tributo a Giancarlo Sciannella, un illustre figlio di Castelli, che ha, insomma, nella sua opera radici ben salde nella tradizione di Castelli, però poi ha saputo evolvere e, insomma, toccare concetti molto alti. E quindi in questi giorni noi celebriamo per l'appunto la mostra, che sta avendo un grande successo ai mercati di Traiano, e ci fa molto piacere che per l'appunto un figlio di Castelli, che purtroppo è venuto a mancare proprio fisicamente qualche anno fa, però che si sia, insomma, che si stia facendo, che già negli anni si fa onore non solo in Italia ma anche nel panorama internazionale.